Ciao e bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo ancora una volta di prevenzione di infortuni nei calisthenics, ma in maniera più specifica andiamo a vedere la clutch e il front lever. Sono nuovamente con Fede, ormai Fede mi accompagna in tutti questi video sul calisthenics perché è molto bravo, ha molta esperienza, è un tecnico del settore e quindi voglio lasciare la parola a lui. Vai Fede! Allora, andremo a vedere adesso nello specifico i classici infortuni di clutch e front lever che mi sono capitati sia su di me nella mia esperienza come atleta, ma anche da istruttore. Mi è capitato in questi anni, in questi 10 anni in cui alleno persone, mi sono capitati diversi casi che più o meno si possono ricondurre sempre agli stessi errori, abbastanza banali, anche perché se uno partisse dalla attivazione corretta delle posizioni non si incapperebbe in questi infortuni o comunque si limiterebbero il più possibile. Esatto, quindi ti ricordo che abbiamo appena fatto anche negli ultimi video un video dove andiamo a vedere la prevenzione di infortuni nel calisthenics, però è un po' più generale su spinta e tirata. Te lo lasciamo comunque qua, te lo anche sotto in descrizione, poi trovi sempre tutti i video tutorial bellissimi delle skills molto veramente ben fatti su Fatti con Fede. Alla fine ti diremo anche, ti lasceremo il contatto di Fede dove puoi trovarlo se puoi allenarti con lui. Detto questo, lascio la parola a Fede per andare a vedere appunto la prevenzione di infortuni nella planche e nel front lever. Allora, di solito il problema grosso delle planche, adesso qui c'è un video riassuntivo e andiamo a analizzare in modo veloce. Il problema grosso che nasce quando alleniamo la planche è nella sbagliata impostazione delle scapole. E se non impostiamo bene la depressione sulla protrazione scapolare, l'extraluminazione delle braccia, insomma il blocco articolare, andremo sempre a sfogare la nostra forza nell'incavo del gomito e quindi andremo ad avere dolori al tendine del bicipite, epicondilite, epicondiliti, dovuti al fatto che non avendo una buona impostazione dei muscoli principali del corpo, i muscoli secondari per dire, andranno a farsi carico di tutto il carico dell'esercizio. E quindi partiamo dal discorso, ad esempio, in un attack planche, vediamo l'errore e vediamo la posizione corretta. L'errore di solito che si tende a fare in attack planche è pensare al peso. Elevo le spalle, quindi non deprimo, elevo le spalle e ho questa situazione di instabilità. Io l'attack planche la posso tenere, ma ho le spalle elevate, quindi non ho una struttura solida per poter poi andare a spingere le più alte. Posso arrivare a un attack advanced, però più di lì non riuscirò, una one leg, ma non riuscirò a spingere oltre, perché non ho l'impostazione corretta per generare forza. Quindi assolutamente la back planche, o la planche in generale, non ha spalle elevate, ma ha spalle depresse, questo anche nelle plancheline, anche nei passaggi continui. Assolutamente depressione. Un'altra cosa che rigiderà sviluppo e ancora più dannosa è la perdita della protrazione. Per quello che si insiste tanto negli ultimi periodi, negli ultimi anni, allora tanto il tac e il tac advanced, guardando bene la progressione giusta e la pedatura giusta. Nella tac advanced, quindi andiamo a vedere un attimo la protrazione della depressione. Questa era una tac advanced corretta. Se avessimo fatto una tac advanced scorretta, sarebbe stato qua. Io sono riuscito a distanziare le ginocchia, ma la mia struttura superiore ancora non mi consente di stare in posizione corretta e quindi andrò a sfogare. Infatti ho sentito subito il carico che si trasferiva dalle spalle al gomito nel momento della perdita, e andando ad allenarsi in questo modo per diverso tempo andremo a creare veramente una sorta di sovraccarico sui gomiti che ci porteranno all'infortunio più o meno grave. Un errore classico della plancia, poi passo al discorso push up. L'errore classico della plancia è andare a provare le strappo quando ancora non abbiamo la forza, soprattutto anche magari cambiando impugnature o provando cose. Dedichiamoci prima a parallelo terra e poi andiamo sulle spalle. Evitiamo di provare direttamente cose su fine quando ancora non abbiamo il condizionamento giusto. Detto questo, la solita strappo planche si vede tantissimo. Spalle perse, infatti se si vede, si sposta proprio il carico sul gomito, si tende un po' a piegare le braccia. Questa è una planche che, per quanto uno per ego voglia dire faccio la straddle planche, non è una straddle planche, è una planche scorretta che porterà sicuramente in conto. Passiamo al discorso dei planche push up, per chiudere il discorso su planche, il mantenimento sempre di queste attivazioni. Nel momento in cui io vado a schianciare il piegamento in planche, perdo le depressioni, perdo le attivazioni scapolari, cado e rimbalzo su praticamente solo di tendine.
faccio un mezzo ROM sulla la massa, sulla carapace. Questo è corretto, ho mantenuto le scapole contatte e le presse, l'impressione non si vede tanto ma c'è sempre, cerco di tenere le spalle lontane dalle orecchie. Un sciacquo sbagliato che va a sfogare, diciamo, tutto sull'avambraccio, perdo la spinta, giù giù. Qui non ho sentito il lavoro muscolare, ma per rimbalzare sui tendini, perdendo completamente le attivazioni, ritornando alla posizione iniziale. Non è un lavoro che non mi darà un sviluppo. Ultima cosa, questo vale anche per il front dopo. Attenzione a lavorare sempre solo in mania parallela, soprattutto nei primi momenti, nei primi periodi, perché se stritolo la parallela, vado a comprimere molto questa zona che è già sovraccarica e quindi rischio proprio di creare una sovracontrattura di questi toni muscolari. Quindi attenzione a non stritolare la parallela nei primi tempi, magari rendiamocene conto e proviamo anche qualcosa a terra. A terra è più difficile stritolare il pavimento e quindi ci dovremo concentrare maggiormente sulla posizione di spalle e muscolatura scapolare. Allora, parliamo adesso invece del front lever. Mi riattacco subito al discorso che ho appena detto di plancia. Anche nel front lever a livello di miniatura va stretta, ma anche qui non dobbiamo, cioè, si può stringere in questo modo e si può stringere in questo modo. Se stringono troppo la sbarra, comunque vado sempre a sforzare troppo i muscoli dell'avambraccio che già stanno lavorando come devono lavorare, non hanno bisogno di un carico aggiuntivo che do io per sentirmi più sicuro stritolando l'apretto. Quindi non serve stritolare l'apretto, un atleta avanzato potrebbe farlo anche quasi a mano aperta. Non dobbiamo farlo a mano aperta, però per dare un confronto non dobbiamo stritolare l'apretto. Un'altra cosa che capita tanto in front lever, come è capitato tanto, è lavoro molto in pulse grip o lavoro in miniatura neutra. Un po' di pulse grip per aiutarci con l'avambraccio a spostare, assolutamente, ben particolato, il pulse grip è necessario. Però attenzione a non fare in primo momento tutto in pulse grip, cercare di sentire anche giusto le attivazioni di dorso. Il pulse grip mi aiuta molto con la muscolatura dell'avambraccio, in miniatura neutra senza pulse grip mi concentro di più sui dorsali. Questo è un front lever con un pulse molto accentuato da fare più lato. Questo è un front lever dove vado a sentire molto più l'attivazione di corso perché mi aiuto meno con la muscolatura dell'avambraccio. Quindi questo era il primo punto, parliamo un attimo della presa, del muscolo del front. L'altro punto è il discorso dell'impostazione scapolare con il plancia. Nel front lever tante volte, soprattutto nelle versioni tax, si tende a mantenere la gomma e non a tirare il front. Io posso stare in front lever, in carro, in grande, così, ma appena vado a srotolare, cado perché non ho la reazione, sto sfruttando soltanto la presa e i miei addominali per stare su. Invece l'impostazione corretta per evitare i confini sarà retrarre bene la postura, le scapole, retrarre e mantenere la depressione mentre sto in posizione, così sentirò proprio che mi blocco sulla posizione. Divento solido e posso trasformarlo più in ball leg, strappoli, free, insomma, nelle versioni più avanzate di front. Un'altra cosa che genera infortuni sul front lever è il momento in cui si va a fare la trazione, non sfruttare il dorsale ma andarsi ad aiutare molto col bicipite e quindi fare delle trazioni, sempre parliamo di versioni tante, quindi atleti avanzati, atleti avanzati che può farle difficilmente le fa con un'impostazione scorretta, così scorretta. Quindi cerchiamo di mantenere questa trazione in front, cerchiamo di mantenere la retrazione e la depressione. L'errore del front nella posizione della prima parte sarebbe questo. Se lo accentuo è diventato praticamente un ice cream maker, non è una trazione di dorsale, ma mi sto ritrovando col bicipite e perdo tutte le volte il bacino in front lever. Quindi vado a sforzare molto sempre il braccio senza concentrarmi sui muscoli principali dell'esercizio che sono i dorsali e i muscoli dorsali in generale. E un'altra cosa sul front che genera tantissimi infortuni ancora di più di queste è il raising front lever, i primi raising front lever dove da braccio teso cerchiamo il rovesciamento in tuck. Se non facciamo il rovesciamento controllato con la depressione graduale che continua nella salita del corpo, troveremo che facciamo un colpo secco di spalla e tutte le volte che facciamo questo colpo l'omero non è in una posizione stabile, più volte lo ripetiamo nell'esercizio, questo movimento esplosivo, e più andiamo verso il fondo. Quindi
Quindi adesso, anche se sono in una sbarra bassa, assolutamente riuscire a fare un pulso motrice, dovrò prima di tutto attivare le scapole e tornare il mio pulso con il reverse. Questo è corretto, è impercettibile la differenza, questo è lo scorretto. Io adesso che riesco già a fare l'inversione più avanzata di tacca, riesco a farlo anche con l'impostazione scorretta, ma sento un grande impingement della spalla in chiusura che non è assolutamente sano. Perfetto, quindi abbiamo visto, Fede è stato chiarissimo nel planche e nel front lever, tutti i vari errori, quindi cosa fare, cosa non fare, abbiamo visto tutto. Mi raccomando, se non hai capito, hai due strade, o lascia un commento sotto o torni indietro e riguardi il video. Comunque ricordo che noi ti rispondiamo molto volentieri. A questo punto ti lascio il contatto di Fed. Vai Fed, dove possono trovarti? Mi trovate su Facebook come Federico Fignagnani o su Instagram sempre come Federico.Fignagnani, oppure mi trovate dal vivo alla Quote 2000 a Ravenna. Ok, ti lasciamo tutto sotto in descrizione, che dire. Quindi guardati anche il video precedente dove abbiamo parlato di prevenzione infortuni, spinte, entrate in generale e i vari tutorial sulle varie skills che ti interessano. Detto questo, lascia mi piace, condividi il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Mattia! Ciao da Fede! Vai benissimo!